Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Jigrin in questo nuovissimo episodio su Amnesia The Dark Descent. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 70 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. Ho visto che diversi di voi hanno accolto con grande entusiasmo questa nuova serie. Sono contenta ragazzi che l'idea vi piaccia. Vi dirò che ovviamente il mio entusiasmo come sempre si spegne non appena mi rendo conto quello che sto andando a fare, perché questo gioco, ragazzi, purtroppo è rinomato per essere particolarmente spaventoso. Però vabbè, bando alle ciance, l'altra volta, ragazzi, eravamo arrivati esattamente qui dopo aver vissuto un altro flashback, diciamo così. Eravamo sbucati da qui dopo che avevamo spaccato il muro, e a quanto la voce aveva detto, ragazzi, ci sono probabilmente dei meccanismi da attivare, una roba del genere. Per cui comunque dobbiamo trovare il modo. Oddio, ok, è abbastanza terrificante tutto ciò. Vediamo un po' comunque di accendere, ragazzi, di utilizzarli un minimo, sti acciarini, perché sennò veramente non li utilizziamo mai. Facciamo un pochettino più di luce e vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Allora, come sempre, spostiamo tutto quello che possiamo spostare. E oh shit, c'è un foglio qui. Ok, come sempre, ragazzi, questi suoni non sono affatto rassicuranti. Proviamo a fare così. Allora funziona. C'è stato un piccolo lag, ragazzi, e di solito non è un buon segno. Prendiamo il foglio. Vediamo un po'. I raccoglitori. Questa storia risale ai tempi della guerra dei 30 anni. Si narra che i soldati che abbandonarono il proprio dovere si persero nei boschi freddi e oscuri e furono condannati per sempre a vagabondare per le terre. I corpi distrutti dalle loro anime corrotte li lasciarono sfigurati e privi di sostanza. Molti li hanno visti negli anni e li descrivono come degli orribili fantasmi. Oh shit, qualcosa mi fa capire che forse saremmo noi ad avere a che fare con queste creature. Perché me lo dovrebbero spiegare se no? Eh? Si muovono silenziosamente nei boschi, evitando qualsiasi osservatore. Vengono chiamati i raccoglitori perché sembra che vogliano rubare creature viventi. Ciò che rivela la loro presenza sono le loro vittime che si sentono mentre si dimenano all'interno di sacchi di juta bagnati, trascinati dietro di loro. Quale schema oscuro seguono? Ammazza però Gesù, regà! Che cazzo! Il barone di Brandenburg vive una vita reclusa con la sua famiglia nel suo castello vicino Alstad e, come per la maggior parte dei nobili di nascita, i pettegolezzi vengono ereditati insieme al titolo. La storia ci dice poco fino al momento in cui il castello fu distrutto da un incendio nel tardo XVI secolo. Fu ricostruito da Alexander, un nobile proveniente dalla Renania che rivendicava il ruolo di protettore dello Stato prussiano. Non è il nostro Alexander? Alexander aiutò la regione a prosperare e restò popolare per tutta la sua presunta vita. La famiglia è sempre stata riservata quando si trattava di lignaggio ed eredità, per cui la nascita e la morte di Alexander e della sua stirpe non sono mai state documentate del tutto. Ciò ha nutrito l'idea che il barone sia in effetti l'unico e la stessa persona che è arrivata dall'Occidente più di 3 secoli fa. Ha vissuto durante l'occupazione e si è unito all'ambito ordine dell'Aquila Nera insieme ai grandi capi di questa nazione. Ok, come sempre, vabbè, ci sono questi racconti, ragazzi, che probabilmente, allora, se non sono così necessari alla storia, ragazzi, magari dalla prossima volta vi lascio un attimo la schermata se siete voi interessati a leggervelo tutto. Però io magari darò una letta rapida per conto mio, ragazzi, e magari se ci sono degli eventi importanti ve li racconto io, perché sennò veramente ogni volta dobbiamo stare a leggere tutto sto cavolo. Allora, finalmente analizziamo un attimo ste librerie, ragazzi. Si parlava di 3 libri e guardate un po' qua, ce n'è uno che risalta. Uno,
Ah, infatti. Non erano tre, aveva detto che erano tre. Uno, due e... dove cazzo sta? E tre, eccolo. I did it. Ecco il passaggio segreto. Si è aperto. Oddio ragazzi, io continuo a sentire rumori. Cavoli, mazzi, ma... cazzi, mazzi. Ok. Possiamo accendere il fuoco. Che meraviglia. Se uno ha un po' di freddo, giustamente. Vabbè, qua non c'è bisogno di accendere le candele. Va bene. Shit, via. Qua c'è una chiave. Che cazzo è? Oh, che c'è? Oh, oh. Sentito una porta aprirsi, Non mi fate scherzi del piffero. Porca vacca, ho soltanto preso una chiave. Oh, che cos'è? Non ho manco letto cos'è. La chiave della cantina. E infatti gli ingredienti chimici sono stati spostati alla cantina. E quindi noi dovevamo creare, ragazzi, un elemento chimico. Non ci scordiamo. Quindi è lì che dobbiamo andare. Interessante. Posso guardare altro o volete rompermi le palle di nuovo? Cioè, che diamine, ragazzi. Un attimo di tranquillità. Ecco qua. Ah, ecco, sulla chiusura della cantina, ragazzi. Questo può essere importante. William e i suoi stupidi compagni hanno già messo abbastanza in pericolo la mia ricerca con la loro gestione distratta. Lo sceriffo sta tenendo un occhio vigile sulla foresta e sta uccidendo i miei fedeli servitori. What the fuck? Devo rinchiudere William e i suoi uomini per evitare altre ricerche pubbliche. Quindi la cantina verrà chiusa fino a quando la questione verrà trattata. Neanche gli uomini dei re fuggiranno o moriranno di fame. Qualsiasi cosa accada prima possono marcire per quello che mi riguarda. Forse gli darò del vino in un certo senso, potrebbe risolvere entrambi i miei problemi. Che vuol dire? Che hai fatto? Che hai combinato? Vabbè, allora qua ragazzi, se non sbaglio... Oh, ah sì, si è aperta la porta. Yeah. Vabbè, andiamo. Ah! Oh no, oh no, oh no. Oh, chiudi cazzo. Oh, regà, ma che... Oggi è il giorno? Oggi è giorno? Eh? Avete finito o no? Come avevo detto l'altra volta, ragazzi, perché mi sono fiondata nell'armadio? Perché, da quel che ricordo, l'unica cosa che possiamo fare quando c'è qualche nemico è nasconderci. E ovviamente... bisogna nascondersi in un posto chiuso. Per questo mi sono fiondata nell'armadio. Abbiamo finito allora? Signori? Eh? O volete ancora stracciarmi la minchia? Che non sono riuscita a combinare nulla oggi. Eh? Ok? Va bene. Io c'ho la chiave della cantina, raga. Dobbiamo tornare all'ingresso e non mi ricordo. Raga, io non ce la posso fa però, se non mi ricordo. Oh, avete finito? Eh? Ma che cazzo sta succedendo oggi, oh? È di qua la porta. Via. Che c'è? Oh, via. Che cazzo? Ah! Oh, che schifo. Oddio, 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 quella cosa pulsa. La cosa pulsa. Oddio, è vivo. È viva! Dov'era la chiave della cantina? Ah! Che cazzo! Perché ho toccato sta cosa?
Oh Jesus. Oh Jesus. Saltiamo. E vaffanculo, minchia. Ok, di qua non possiamo andare, è chiaro. Dov'era la cantina? Era di sotto, no? Non ce la posso fare oggi fra randoli e sostanza organica. La cantina proprio, ragazzi, è il posto migliore dove poterci dirigere in questo esatto momento, per cui andiamo. Non vedevo l'ora io proprio, guardate. Ecco qua. Oh shit, wow. Le statue stavano pregando guardando fisse nell'oscuro soffitto a cupola. Pure questi racconti mi avete un po' scippato la vita. E io lo sapevo. E lo sapevo che era proprio il luogo migliore dove venire. Quando io lo dico. Quando io lo dico. Là! Raga, io sento passi dovunque. E l'olio non durerà ancora molto. Cassius! Ragazzi! Oddio. Oh, eccolo là. Un altro flashback. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Ok, è quello del foglio che abbiamo appena letto, no? Che diceva il vino, che comunque li avrebbe rinchiusi in cantina. Yesta? Oh, è una sorta di mappa. Da dove arriviamo noi, però? Oh, vabbè. Non è che ci ho mai capito molto, in effetti. Questo mi auguro sia succo di more. O robe del genere. La rigaz! Allora, datemi un attimo, fatemi guardare. Vabbè, ma quante porte ci sono, rega! Se un nemico è vicino, stai fuori dalla sua vista, nasconditi nel buio. Assicurati di accendere la lanterna. Ma scusa, non vogliamo che non ci veda? Oh merda, no raga, io non ce la posso fa. Perché mamma ha detto sta cosa? Non lo so perché mamma ha detto sta cosa, ma non mi è piaciuta. Ma proprio per niente, ragazzi. Vi dirò, l'altro giorno ci stavo andando un po' più scialla, ma ora come ora non riesco, non riesco. E sono oggi sono abbastanza terrorizzata, va bene? Non lo so, vabbè, cos'è questo? Porca miseria, smettetela, smettetela! Ho raccolto la cuprite. Se non sbaglio, ragazzi, noi dobbiamo raccogliere tipo 3 o 4 elementi chimici, una roba del genere. Per cui abbiamo il primo. Oh shit, no! Oh, è finito l'olio. Ecco perché, vedete ragazzi, bisogna saperlo. E quando ti trovi al buio, zio, lo so che cosa stai cercando di dirmi, però non ne ho più, non ne ho più di olio. Che dove arriva fino dall'altra parte, ragazzi, senza olio. Vabbè, andiamo, dai. Senza paura, vediamo di trovare gli altri elementi che ci servono, forza e coraggio. Forse è coraggio. Un paio di palle, forse è coraggio. Allora. Ragazzi, io penso di non avere questa inquietudine giocando ad un gioco horror da dei tempi di Outlast. Io vado. Basta! Ma avete rotto? Sto cercando di fare bella figura. Che diamine. Vabbè. Oh, regà, però non c'è niente qua. Vai, catene. Che altro volete usare? Eh? Oddio, raga, sta per impazzire. Sta per impazzire. Non c'è una candela, qualcosa? Cazzo. Oh, eccolo qua. Mamma mia, ma mi se ne esce di testa il poverino. E c'ha pure ragione, perché pure io me ne uscirei di testa. Vorrei pure vedere. Vedete? Vedete, ragazzi, è terrorizzato. È terrorizzato. La testa sbatte e le mani tremano. Cerca un po' di recuperare, amico mio. Anche se ormai credo di aver fatto il danno. What's happening? Oh, feels like
My chest is going to burst. Oh. My God, Wilhelm, do something! Oh, shit. Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Ok, sono stati rinchiusi qui e mi sembra proprio di aver capito che il caro Alexander ha avvelenato il vino. Li posso toccare? Sono organi. Organi! Ok. Acciarino, c'è altro qua di importante. Qua proprio sembra di no, ragazzi. Comunque, vedete, non sono stata saggia perché ho finito l'olio e questo non dovrebbe succedere. Allora, vediamo un po' se qua dentro c'è qualcosa, come non detto. Qua c'è un altro elemento chimico e facciamo attenzione, c'è un armadio, ragazzi. Togliamo tutto quello che c'è all'interno, io direi, perché sta continuando ad impazzire, ragazzi, poverino. Accendiamo sta caspita di candela. Quando c'è un armadio non è mai un buon segno, perché è un luogo per nascondersi, per cui è una brutta cosa. Leggiamo qua. Ok, le ultime parole di Wilhelm. Il mio nome è Wilhelm. Queste sono le mie ultime parole, la mia confessione e il mio testamento. Questo è importante, ragazzi. 2 anni fa sono stato convocato al castello di Brandenburg. Come la maggior parte dell'aristocrazia, ero curioso di sapere cosa volesse da me questo ipotetico cavaliere dell'ordine e ho accettato l'invito. Il barone fu cordiale e mi fece una proposta. Quando parla del barone, ragazzi, si riferiscono a Alex. Ok. Mi resi conto che la natura del contratto era sordida e che il motivo per cui ero stato scelto era per le sciocchezze fatte in passato e non per gli onori che avevo ricevuto da quando ero un soldato. Dovevo sequestrare persone sane per soddisfare i suoi capricci e farlo anche senza fare domande. In cambio avrebbe avvalorato il mio carattere davanti alla corte reale, facendo avanzare la mia posizione all'interno della società nobile. Mi piacerebbe affermare che ho lottato per questa decisione, ma è arrivata rapidamente e ho accettato incondizionatamente. Da quel giorno ho portato uomini, donne e bambini a Brandenburg. Non ricordo il numero, ma erano molti, forse perfino un centinaio. Nessuno di loro è stato più visto o sentito. Stanotte il barone ha invitato me e i miei uomini in cantina per festeggiare il nostro lavoro. Avevo i miei sospetti mentre scendevamo le scale, ma ha insistito e si è unito a noi per un brindisi. Il vino era buono e i miei uomini bevevano senza limitazione. Così inizia la punizione per i nostri peccati. Il barone ci ha rinchiusi ed è ritornato sopra. Perdonatemi per quello che ho fatto. Ero debole e sono caduto nella sua trappola diabolica. I miei uomini stanno urlando. La loro pelle è stata bucata dalle loro stesse ossa aggrovigliate. Sento le mie interiori a rivoltarsi contro la loro natura. I miei occhi hanno iniziato a versare sangue e io non ne posso più. Ok, a quanto pare sto benedetto Alexander, ragazzi, ha fatto cose indicibili, cose brutte, si è servito di altre persone per fare queste cose e alla fine si è sbarazzato di loro. Allora, ricordiamoci bene, ragazzi, dov'è l'armadio. Seriamente parlando, non lasciamoci in mezzo niente perché potrebbe essere utile. Probabilmente non me lo ricorderò, quindi potrebbe succedere l'irreparabile, in effetti. Comunque abbiamo raccolto anche l'acqua regia, ragazzi, attenzione. E va bene, avventuriamoci. Per quanto l'idea mi repella, ragazzi, sto continuando a cercare di togliere le cose in giro perché... Yuhu! E là? C'è nessuno? Ma che cazzo? Ma che sta da Dio? Accendiamo pure qua, ragazzi, perché c'è, cioè, veramente... cos'è? La botte contiene... Grazie, grazie. La botte per riempire l'olio. Che bellezza. Ok, così possiamo vedere meglio, ragazzi, quello che c'è qua intorno. E vediamo un po' se c'è qualcosa di utile. Le scatole. Qua non c'è una. Eccolo qua. Che cazzo. Shit.
Io avevo acceso le luci qua dentro, non mi prendete per il culo. Stai buono, stai buono. Buono, calmo. Calmo, altra fonte di luce, buono. Avreste potuto specificare all'inizio: non toccare niente, perché ogni qualvolta io tocco qualcosa succede qualsiasi follia. Allora, adesso è crollato tutto. Io ho raccolto una cosa, è crollato tutto. Come esco? Oh shit. Ti hai premuto un tremitore per spingere. Oh shit. Che cosa posso spingere? Ammazza. Posso liberarmi la via, ma davvero? Davvero? Che forza che il nostro Daniel, ragazzi, riesce a spostare massi che pesano 500 kg, travi, cazzi mazzi. Sì, però la trave si dovrebbe togliere in mezzo ai piedi, no? Oh, raga, sto sprecando l'olio, mo scusate. Meglio usare gli acciarini in sti casi. Quando mantieni un oggetto puoi cliccare per dargli una spinta maggiore. Ah, aspetta, fantastico, ecco. Buttala, non di là, non sulla porta. Ma cazzarola, non sulla porta. Via di qua. Ok, è rimasta incastrata. L'importante è che... niente, raffa, aspettate, perché... Cioè qua non ne usciamo più. Non ne usciamo più. Meno male che l'armadio non era di qua, perché se no... Ogni volta per rientrare di qua, visto non si può mai sapere. Allora, via, spingiamola di qua, va. Gesù, siamo ancora comunque in una... porca vacca, ma mi vai a cadere sulla porta? Ma che seriamente? Mi è caduta davanti alla porta, ragazzi. Io mi auguro che la porta si apra adesso, sinceramente, perché se no... Sono... Oh, chi è che si lamenta? Ammazza che piroetta che ha fatto. Via, via di là. Non sulla porta! Via, cazzarola. È che questa si è incastrata proprio qui, ragazzi. Proprio qui si è incastrata. Vabbè. Ok, posso andare? Sono libera? Oh, shit. Che c'è? L'armadio era di qua, ragazzi. Non ci scordiamo. Qui a sinistra. Che non si può mai sapere. Allora, qua ci sono stata. E manca la porta di qua. Purtroppo. Ne manca ancora una. Oh! Ma mo mi incazzo. È chiusa. È chiusa, raga. Ma me ne manca uno. Allora, questo potrebbe essere un problema. Perché la porta è chiusa. Ah, qua ce n'è un'altra. Fermi. Qua c'è un'altra porta. Ok. You. Basta con sti rumori. Ma mi avete scippato veramente. Continuo a dirvelo, eh. Non ne posso più. Non ce la faccio più. Io con sta storia. No. Oddio, dov'è? Oddio, che è? Oh, raga, io l'ho vista la figura, L'ho vista la figura. La salute, ok, attenzione, quindi non la salute mentale. Quindi si può utilizzare per... Vabbè, vedete, io sono ferita, ho dei tagli e delle contusioni. Ah, infatti, è cambiato. Io l'ho visto. Non ci raccontiamo frottole, perché io l'ho visto. Ok? Era qui un attimo fa. Cazzo. Oh, vabbè. Oh, ma chi è che butta massi di sotto? Ma che siete impazziti? Pigliate uno in testa? Non ve lo siete chiesto, no? Via, ciò. Ok, niente. Accendiamo, ragazzi, non sprechiamo troppo olio. Ma questa non era la porta che era chiusa? Adesso che ci sto facendo caso. Qua sopra c'è un acciarino, l'ho visto, posso prenderlo mentre salto? Oh, certo. Yeah. Ok, un altro, perfetto. E... Madonna Gesù. No, non era la porta che era chiusa. È un'altra porta ancora. Questa è la porta che era chiusa, probabilmente. Ammazza quante robe, oh. Dov'è l'elemento che mi serve? Dai, che c'è un po' di fretta. C'è sta una merda lì all'ingresso. Che poi non è l'ingresso, è per andare verso il... Che posto era? Lo studio, una roba del genere. L'olio scende, ragazzi, come se non ci fosse un domani. L'olio scende. Che è? Oh, so wrong. What the fuck? Ma di che state a parlare? Ecco qua la scia. E infatti, eccolo qua.
Yeah! Guarda la luce, Daniel! Dan! Non mi impazzire, eh! Mamma mia, ragazzi, subito la sua salute va a farsi benedire, in effetti. E... vabbè. Io me ne vado, eh. Io non ho alcun tipo di problema ad andarmene immediatamente. Il punto è che mi stavo chiedendo, secondo voi, ragazzi, il barattolo dell'olio riempirà ancora la lanterna? Bella domanda, vediamo. Non c'è più olio. Oh, merda. Pensavo di sì, ragazzi, vi giuro che ero convinta di sì. Andiamocene via. Via, 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 via. Dobbiamo tornare al laboratorio, ragazzi. Ottimo, dai, siamo riusciti a trovare i quattro elementi. Sedette vicino al muro della casba, respirando affannosamente, alla sua fronte si versava il sudore che cadeva sulla terra coperta di sabbia. Che racconto vincente. Oh, via. Oh, shit. Oh, shit, non toccare sta merda, Daniel. Aia. Ma vaffa. No, il laboratorio è di qua. Ma che sfiga di merda. Mi volete proprio male. Vai. Ah, ok, non mi ha fatto male questo. Va bene. Ok. Con calma. Abbiamo trovato i quattro elementi. Questa è la cosa più importante. Siamo un attimo vicini alla luce prima di impazzire di nuovo. Perché c'è il terremoto? Ma che cazzo sta da fa'? Oh. Allora, non ci resta, finalmente, che andare a creare, ragazzi. Tutto bene? Come no? Che andare, oh shit, di qua, credo, a creare l'acido. Tutto qua, no? Non ci resta che fare questo, vero? Probabilmente sì. Accendiamo assolutamente qua il candelabro. Eccoci qua. Oh, ragazzi, continuo a non capire perché trema tutto. Allora, proviamo a vedere. Penso che dovremmo mettere... ok, 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 ok. Infatti, ognuno nella propria ampolla. Che meraviglia. Non faccio più niente, basta. M'avete scocciato. Che cazzo. Come nessun oggetto da usare? No, questo, ma questo di sicuro va qua. Scusa, ma è per raccogliere. Ah, ecco, ah, ok. Quando l'oggetto utilizzabile tipo si illumina d'immenso, ragazzi. E che cosa devo girare? Uno. Ah, ok, perfetto, infatti devo accendere ovviamente. E probabilmente poi devo girarle e segui. Ok, con la levetta. Uno, due. Che cazzo sta succedendo? Tre. Oh, che ho fatto? State buono. Wow. Sembra essenza di fantasma. Ragazzi, c'ho lo stesso identico colore di come si chiamava quel fantasma là smocciolante di Ghostbusters. Buoni. State buoni, state buoni. È riempito di acido. Oh, finalmente. Ah, intanto qua che cazzo era successo? Che ho sentito un casino poco fa. Io me ne devo andare. No. Che cazzo? Che c'era a dirmi, Dan? Che cosa è successo, Dan? No, le scale sono crollate. Trovo un modo per risalire. Cioè pure questo, non basta che io mi staffe cazzacci miei? Cioè, devo risolvere pure i problemi strutturali. Che sono un ingegnere io. Porca miseriaccia. Accendiamo un attimo, ragazzi. Comunque gli acciarini sono scesi. Come cazzo salgo? Guarda, questa sembra essere stata messa a posto. Ecco qua. A posto. Sembrava così difficile. Ma che cazzo? Non era mica poi così difficile. Me lo dice anche l'icona che posso usarla a mo' di scala. Grazie, grazie signori. Grazie ragazzi, grazie, grazie. Problema risolto in meno di 30 secondi. Wow, va bene, andiamo via. Non ci resta che tornare alla sala d'ingresso. Dopo aver resistito 3 giorni ad Algeri, finalmente fu organizzata una barca a vela per portarlo a Gibilterra attraverso il mar Mediterraneo. Una volta raggiunto il territorio britannico, bastava prenotare una cabina dell'SS Ortense diretta a Londra. Continuano ad essere chiarissimi tutti. Questi...
sta merda si sta impadronendo sempre di più di questo posto. Oh, che schifo, Gesù! Che schifo! Stavolta te la faccio passare, sostanza schifosa. Noi dobbiamo andare di qua, ragazzi, di qua finalmente, che dobbiamo usare l'acido, perché verso, come si chiamava? Ah, la raffineria, giusto. E finalmente la soluzione al nostro problema. Ecco fatto. Alchemista. Sì. Ok, adesso questo è vuoto, non capisco a cosa mi può servire, però dirigiamoci finalmente verso la raffineria. La stoffa odorava il deserto e muschio umido, i pezzi giacciono accozzati in cima, troppi pensò, o forse troppo pochi, pezzi di che cosa? Può esistere un luogo più terrificante della cantina? Alexander ha la risposta, recati in raffineria! Sì. Oh shit. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. Ottimo. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight. And make sure not to stray. Ok, un'indicazione? Gli ha detto continuare ad andare dritti, attento a non perderti. Proprio a me lo dice. Che c'ho il senso orientamento di un pipistrello con l'Alzheimer. Allora. Ok, procediamo. Tanto qua la strada sembra essere abbastanza guidata. Schifezze a parte. Non so quanto sarà lunga la... Dai, quanto sarà lunga la strada verso la... Attenzione, quando i nemici sono vicini, accovacciarti nel buio rende più difficile scovarti. Continuate a darmi queste indicazioni di merda. Oddio, raga, mi sono messa proprio qua. Evita di guardare i nemici per troppo tempo. Oh, alla fine sarei visto. No. No, Daniel, no! No! Oh! Oh, merda, ragazzi! Ok. Qua dovrei essere abbastanza ben nascosta. Non credo che... Sta impazzendo. Già impazzito. Già è andata e l'olio sta per finire! Ma come capisco? È ancora lì? Io è là. Oh, ed è qua che devo andare. Voi siete impazziti. Oh shit. Perché? Basta! Smettetelo! Oddio. Ma che sono sti rumori? Oddio, ragazzi, se non trovo dell'olio potrebbe essere la mia fine. Eccolo. Ok, buono. Caricami un minimo. Cos'è? Non vedo un cazzo. Minchia, porte dentro porte. Oh, raga. Ma dove volete che vada? A fare che? Vai. Altre porte. Ok, laudano. Oh, e qua c'è... 2 June 1839. Ok, il diario di Daniel, ragazzi. Allora, buoni. Dobbiamo stare buoni, ragazzi. Allora, siamo riusciti a raggiungere la raffineria. Quello che mi chiedo adesso è cosa dobbiamo fare. Non ci sono promemoria. Cioè, quindi adesso noi siamo nella raffineria e che altro dovrei fare? Dovrei continuare ad andare in giro sperando di incontrare strane figure che potrebbero farmi qualsiasi cosa. Non lo so, tipo inchiappettarmi nel buio, a quanto ho capito.
Non lo so, ragazzi, vabbè, comunque riprenderemo esattamente da qui la prossima volta. Se c'è qualcuno, ragazzi, di voi che conosce Amnesia, sono ovviamente ben accetti consigli, magari su cosa fare adesso, su come comportarsi e cosa fare in certe situazioni. Per cui questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Gli obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!